Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Io sono Benedetta e oggi in questo video in collaborazione con Pril e Nelson vi proporrò un menù speciale dell'ultimo minuto. Capita a tutti di ricevere delle sorprese dagli amici che si presentano a casa all'improvviso e guarda caso sempre con una gran fame. Niente panico, basta avere un menù veloce ma d'effetto. Vedrete che tutti si chiederanno come avete fatto a preparare dei piatti così buoni e belli in così poco tempo. Per velocizzare i preparativi potete anche farvi aiutare da qualcuno, proprio come ho fatto io oggi. Con me in cucina infatti ci sono Chiara, di Life in Chiara, e Mauro Antonio di 55, Wilson 55. Ma il menù non l'abbiamo scelto noi, l'avete scelto voi che mi seguite e la community di Donna D dopo che sono stata da quelli di Pril e Nelson per un'intervista. Con me ci sono anche Elisabetta di Pril e Giacomo di Nelson. Una cucina affollatissima, ma che di sicuro sarà anche super pulita dopo ogni preparazione. Vero ragazzi? Certo, anche perché non siamo arrivati a mani vuote. Grazie Elisabetta. Allora partiamo col menù dell'ultimo minuto, quando arrivano gli amici all'improvviso. Cominciamo dall'antipasto, che ci prepari di buono Chiara? Preparo una crostata salata con verdure di stagione. È un antipasto leggero ma molto sfizioso. Grazie Chiara, però adesso prima di passare al primo dobbiamo dare una sistemata. No, non ti preoccupare Benedetta, ho sporcato io, pulisco io. Ma non senza il nostro aiuto, vi abbiamo portato dei regali apposta per lavare i piatti a mano. Nel senso di burro di karité o nel senso di olio di argan? Prendo burro di karité.
questo lo prendo io, va, lo uso domani. E brava Chiara! Intanto io mi porto avanti con il primo piatto, prepareremo una buonissima carbonara di zucchine. Bene, anche il primo piatto è pronto. Benedetta, tu ormai sei un'esperta di lavastoviglie. Avevi vinto il quiz che ti avevo fatto la scorsa volta quando sono venuta qui a casa tua e quindi ti ho portato un regalo. Grazie! Così inizio subito a caricare la lavastoviglie. Tanto basta. Togliere i residui di cibo senza prelavare, sistemare bene i piatti e controllare che i braccini girano liberamente. Ma ti ricordi tutto, Benedetta, bravissima! Ho studiato. Ma ho ancora una chicca per te. Prilgol Gel va inserito nella vaschetta ed è efficace per tutti i tipi di sporco, anche per lo sporco bruciato, già nei cicli brevi. Perfetto, allora accendo la lavastoviglie. Intanto pensiamo al secondo, anzi, ci pensa Antonio. Certo, Benedetta, per il secondo del menù dell'ultimo minuto prepareremo insieme delle scaloppine di maiale con piselli. Thank you.
Ok ragazzi, le scaloppine sono pronte, ma adesso mi dovete aiutare a sgrassare questa padella. Antonio, per questo abbiamo noi il regalo giusto per te. Enelsen Extra Power. Grazie Giacomo. Questo prodotto è super sgrassante, è il nostro concentrato, quindi bastano poche gocce per pulire al meglio la tua padella. Perfetto Giacomo, allora mi metto subito all'opera. Quando ci sono gli amici a cena, si sa, meglio abbondare con i dolci. Che dici Chiara, ne facciamo più di un tipo? Sì certo, Benedetta, inizio io con i brownies al limone. Bravissima Chiara. E adesso tocca a me. Preparerò un budino bigusto, un dolce che accontenta tutti. Thank you.
anche i budini bicolori sono pronti. E adesso sono proprio curiosa di vedere i nostri regali. Pringle Tops per Chiara e Pril cura lavastoviglie per Benedetta. E queste come le utilizzo? La pastiglia si mette nella vaschetta della lavastoviglie e va benissimo per disincrostare la teglia che hai appena usato, ma anche per rimuovere lo sporco più difficile come le macchie di tè o di caffè. Invece il cura lavastoviglie? Si mette sul fondo e serve per igienizzare e pulire la lavastoviglie. Ma si utilizza ciclopieno perché è scritto qua. Esattamente, brava Benedetta. E direi che con una cena così serve proprio. Ragazze, ma non c'è due senza tre. Io preparerò il terzo dolce di oggi, le crepe dolci farcite. Abbiamo finito di preparare. Il tavolo è pronto, io direi di andare a mangiare. Sì. Ottima idea. Io ringrazio Elisabetta di Pril e Giacomo di Nelsen, che poi ci laveranno i piatti però, perché sennò che siete venuti a fare? Ok, va bene. Mi sembra giusto. Accetta la sfida.
Grazie di aver guardato questo video e a presto, ciao! Ciao, ciao, ciao. Andiamo a mangiare!